Il 30 aprile, in occasione della giornata internazionale del jazz, l'associazione materana Onyx Jazz Club per l'occasione ha celebrato questa data con una lezione su Billie Holiday per gli studenti del liceo musicale Stigliani di Matera. Durante la lezione allo Stigliani, i più celebri brani di Billie Holiday sono stati eseguiti dai musicisti dell'Onyx Jazz Club Kevin Grieco e Rossella Palagano. L'evento si configura nella seconda tappa di avvicinamento delle date estive della 35esima edizione del Jazziamoci. A salire sul palco il pianista e compositore Pasquale Mega per raccontare agli studenti la vita intensa e tormentata della leggendaria cantante statunitense, una delle più grandi voci del jazz e blues di tutti i tempi, morta a soli 44 anni. L'incontro si è concluso con alcune riflessioni degli studenti, in italiano e in inglese, sulla figura dell'artista sviluppate nel percorso di storia e cultura contemporanea statunitense. Oggi festeggiamo la 11ª giornata internazionale del jazz in collaborazione con l'Onyx Jazz. Sono momenti per ricordare un'artista tormentata, morta in età giovane, a soli 44 anni, e che ha vissuto in un contesto storico altrettanto tormentato. La giornata di oggi, in collaborazione con l'Onyx Jazz, è il frutto di una collaborazione che l'istituzione scolastica ha iniziato e intrapreso con l'Onyx a partire proprio dall'inizio di questo anno scolastico, che ha visto per la prima volta, grazie a finanziamenti che sono stati ad hoc, che sono stati destinati dal Ministero dell'Istruzione, l'introduzione dello studio della musica jazz nei licei musicali. E questa è una delle tappe che noi stiamo portando avanti all'interno dello studio curriculare del liceo musicale, che ci dà anche la possibilità di coniugare l'insegnamento della musica in maniera coerente, armonica e sinergica con gli altri insegnamenti, come vediamo o come abbiamo visto nell'ambito della giornata odierna. Oltre alle performance di studenti, anche performance di studenti in letture di brani che ricordano in lingua inglese e che ricordano la vita dell'artista. Io credo che questa è la maniera più efficace per fare scuola. È quello che viene chiesto agli studenti, di avere una conoscenza che sia basata il più possibile sulle competenze, sulla capacità di saper mettere in atto il sapere che apprendono a scuola. E questo confrontarsi con figure esterne dà proprio la possibilità di mettersi in atto in quelli che definiamo compiti di realtà, vale a dire capacità dell'alunno di sapersi districare nell'ambiente quotidiano, come esperienze che stiamo vivendo oggi in confronto con associazioni, con artisti e lo stesso la voce della scuola. Questa è una maniera di fare scuola che vede quindi in maniera proattiva, che dà quindi agli studenti la capacità di essere interpreti del loro sapere. Finalmente, dopo il rilascio, inizio a frequentare i piccoli club sulla Settima, la strada dove esistevano decine e decine di locali jazz club ad Harlem, sperando di trovare lavoro, perché lì iniziava a cantare già. E lo trovò, una specie di lavoro, al Paul St. Jervis, perché un cliente le chiese di cantare qualche cosa. Il pianista si mise al piano, iniziarono questo pezzo alla moda dell'epoca, e come lei, anzi non lei, da un'altra parte questo è scritto, quando la canzone finì, l'ho scritto in corsivo perché è riportato, tutti stavano lacrimando nelle loro birre. Cioè la voce di Billie Holiday diede delle emozioni incredibili al pubblico che era lì, e guadagnò ben $57, che erano una cifra astronomica per l'epoca, stiamo parlando degli anni 30. 18 anni, iniziò così, da zero, la sua carriera brevissima ma incredibile. Billie Holiday è l'emblema, un emblema molto forte nell'America razzista degli anni 30-40. Lei è stata la prima a portare in musica e a sfidare
un certo establishment bianco con la sua famosa canzone Strange Fruit, quindi sono stato felice di essere stato invitato qui al Liceo Musicale Siciliano di Matera per parlare di Billie Holiday con una monografia dedicata a lei, facendo ascoltare ai ragazzi, anche ai docenti, tanta sua musica e raccontando anche la sua drammatica vita, perché veramente ha avuto una vita che mai nessuno vorrebbe avere, che mai nessuno può augurare. Massimo Cotto, noto critico musicale, definisce Billie Holiday una vera rockstar, la rockstar del jazz. Ecco, perché la grandezza a volte si contrappone a tanta turbolenza privata, a tanta sofferenza? Bella domanda. Diciamo che questa è la storia del jazz e degli afroamericani, perché se noi andiamo a vedere la vita di tanti altri jazzisti neri di quell'epoca, per tutti è stata così. Vite brevissime e quasi quasi viene da dire probabilmente era destino che dovessero vivere poco per dare un messaggio, probabilmente un messaggio di pace, un messaggio positivo, diciamo specialmente in questo periodo poi ci vuole tanto. E Billie Holiday purtroppo è stata una di quelle che ha bruciato la sua esistenza, ha voluto viverla in quella maniera d'altra parte, ma ha lasciato un insegnamento incredibile a tutte le cantanti che sono venute dopo di lei, perché sicuramente è una delle voci più belle del secolo scorso. Come abbiamo potuto notare, un'aula magna piena e soprattutto attenta al suo racconto. Ecco, secondo lei che cosa bisogna che arrivi ai ragazzi dell'esempio di un artista così importante? Diciamo che deve arrivare innanzitutto la musica, ma paradossalmente forse potremmo dire che è meglio che arrivino le cose sbagliate che forse hanno fatto tanti personaggi, proprio per indurre i giovani, anche i meno giovani, perché purtroppo, ripeto, in questo periodo ci sono molti meno giovani che stanno facendo cose brutte, a non farle. Ma io dico sempre che probabilmente dobbiamo pensare alla musica che hanno fatto, perché la musica, almeno fino a questo momento, sembra che sia una delle cose che più di tutto può unire le genti, salvo essere smentiti. L'autobiografia riporta come nascita a Baltimora, ma realmente non è nata a Baltimora, perché il suo storico Nicholson ha accertato che la città di nascita è Filadelfia. Anche il papà, ci sono dei problemi su chi è il papà, ma nel certificato di nascita riporta Frank Davis, ma sicuramente il suo padre vero è Clarence Holiday, che era un chitarrista e, come detto, 17 anni quando partorì. È un messaggio che non ha nessuna limitazione, non è né di sopra né di sotto, né davanti né di dietro, è un messaggio unico che purtroppo, devo dire, in Italia a volte non viene ben recepito, perché sappiamo che la musica, quella con la M maiuscola, probabilmente ha bisogno ancora di essere, come dire, bisogna che entri ancora di più nel popolo italiano, che fondamentalmente la nostra nazione è una di quelle che ha dato il meglio della musica nel mondo nei secoli, ma forse un po' più indietro rispetto ad altre nazioni europee. Spero che vada meglio nei prossimi decenni. Ecco, per concludere, maestro Pasquale Mega, quando un giovane le si avvicina e le chiede un consiglio, solitamente quale è questo consiglio? Che domanda tremenda. Ma il consiglio, specialmente chi inizia a suonare uno strumento, è cercare di non abbandonarlo mai, anche se non si deve necessariamente diventare concertisti, ma suonare vuol dire avere una visione della musica differente, ma probabilmente sempre positiva. Quindi io dico sempre: cercate di suonare, cercate di avvicinarvi alla musica e non abbandonatela mai. Or-
ormai l'Onyx da molti anni ha deciso di portare a Matera l'Onyx Jazz Day, che è un evento, una giornata dell'UNESCO per celebrare appunto la forza della musica jazz come elemento di unione tra le culture, tra le civiltà. E l'Onyx da sempre fa promozione jazzistica sul territorio e non poteva fare altro che sposare anche questo evento dell'UNESCO. Quest'anno ancora di più è nato questo accordo tra noi come associazione culturale e il liceo musicale Tommaso Stigliani, che da quest'anno si è aperto anche allo studio delle cosiddette nuove tecnologie musicali e in particolare della musica jazz, e ritenevamo appunto opportuno dedicare la giornata del jazz alle nuove leve, ai nuovi ragazzi che si stanno avvicinando per la prima volta a questo genere. Lo abbiamo fatto tramite una lezione concerto curata da Pasquale Mega, una monografia su una grande donna, una grande jazzista, uno dei più grandi interpreti della musica jazz, che è stata Billie Holiday per l'appunto, insieme a Pasquale, che ha raccontato magnificamente la sua vita tormentata, sofferta, ma estremamente vissuta, soprattutto di musica, di jazz, ma anche di blues. Abbiamo collegato a questo suo racconto monografico un piccolo concerto accompagnato da delle letture in lingua inglese curate dalla classe di inglese del liceo musicale Tommaso Stigliani. Questa giornata, diciamo, apre un po' il Jazziamoci che sarà di quest'anno, e un Jazziamoci che a breve rientrerà, potrete scoprire insieme a noi e vedrete di cosa sarà fatto. Posso soltanto anticiparvi che saranno tante sorprese, alcuni ritorni molto cari a noi come associazione, ma anche formazioni giovani e musicisti di altissimo livello internazionale soprattutto. No.